Ciao, da Sergio di Comicasa. Oggi ti parlerò della prima visita al tuo immobile, la più importante, quella che noi chiamiamo l'acquisizione. Hai deciso di vendere per molti motivi. Forse hai bisogno di una stanza in più, o i tuoi figli si sono sposati e desideri una casa più piccola, magari con un piccolo giardino. Le motivazioni, credimi, sono veramente tante. Per noi è lavoro, ma per te, dopo gli affetti, probabilmente è quanto hai di più caro. Per questo motivo ritengo che sia fondamentale dedicare a quel momento tutta l'esperienza di cui disponiamo. Ai fini della valutazione dobbiamo verificare tutti gli aspetti, la zona, le caratteristiche, la distribuzione degli spazi interni ed esterni, le eventuali parti condominiali e poi gli impianti, i materiali, i serramenti, ancora tanto e tanto altro. Personalmente ritengo che quantificare una cifra in sede di primo appuntamento, anche se un'idea ce la facciamo subito, non sia serio. Vogliamo verificare le misure in planimetria, valutare i valori ohmi, ricercare e verificare se in zona sono stati venduti immobili simili al tuo e a quanto sono stati venduti. Si chiamano comparabili. Ho però poi aggiunto quello che il tuo immobile ha in più, ho tolto quello che hai in meno. Insomma, noi di Comicasa ci sentiamo una grande responsabilità quando valutiamo la tua casa. Ora, valutata con coscienza la tua casa e presi gli accordi su tutti i dettagli della vendita, non ci resta che mettere il tutto nero su bianco. E certo, mai dimenticarsi del mandato, che può essere rilasciato libero o in esclusiva. Ma cosa cambia? È semplice, fai lavorare male tante agenzie o ne fai lavorare bene una sola. Devi sapere che una casa che si trova in internet un po' ovunque sembra proprio che la si voglia vendere a tutti i costi, sminuendola nei contenuti e nel prezzo. L'impressione è che si autorizzi i potenziali clienti a fare offerte scandalose. Un'agenzia col mandato in esclusiva lavora la tua casa come un bene prezioso, investe molto in pubblicità e la rappresenta al meglio, facendo solo visite mirate e non per portare in visita al primo che capita, solo per arrivare prima di un'altra agenzia. Ti svelo un segreto: un cliente, prima di comprare, valuta tutto ciò che c'è sul mercato e contatta tutte le agenzie. Per questo stai tranquillo, non perderai il tuo cliente. Al contrario, la tua casa, se data in esclusiva, sarà curata con maggiore professionalità. L'intervento pubblicitario sarà maggiore e avrà un impatto di primo ordine, mantenendo alte le aspettative ed il prezzo. Devi sapere inoltre che noi di Comicasa ti faremo anche risparmiare. Sì, hai capito bene, applicheremo un maxi sconto sulla tua mediazione. Dunque ricapitoliamo. Se ci darai il mandato in esclusiva, non avrai curiosi, ma solo visite mirate. Vendrai prima la tua casa e ad un miglior prezzo. Inoltre risparmierai anche. Dunque, abbiamo sottoscritto il mandato di vendita in esclusiva. Prima di tutto raccogliamo tutta la documentazione necessaria e verifichiamo la conformità urbanistica e catastale di casa tua. Per presentare al meglio la tua casa, realizziamo tour con foto a 360 gradi. In questo modo il cliente potrà girarla prima ancora di farne visita e giriamo filmati esclusivi e professionali di casa tua. Eventualmente la riprendiamo dall'alto con il nostro drone e la postiamo quindi su YouTube e sui social. Naturalmente realizziamo le foto da mettere in evidenza sui maggiori portali italiani e stranieri. Riceviamo e filtriamo il cliente in agenzia, gli facciamo visionare i documenti ed il materiale fotografico al computer. Ne valutiamo il reale interesse e la capacità d'acquisto. Poi, finalmente, se veramente interessato, te lo portiamo a casa, in visita. Hai preparato al meglio il tuo immobile per ricevere un ospite così importante? Ricordati di aprire tutte le finestre e di accendere tutte le luci. Devi far vedere casa tua al meglio. La visita è un momento magico e molto delicato, perché in quel momento può scattare la scintilla. Sì, sì, proprio quella particolare scintilla che accende nella sua mente l'interesse per la tua casa. Mica male, no? Abbiamo fatto la visita e il tuo immobile è piaciuto. Prendiamo quindi col cliente un ulteriore appuntamento presso i nostri uffici, dove verifichiamo se è possibile concretizzare un'offerta. Determinata la fattibilità, avremo due possibilità. Primo, organizzare un incontro e redigere il famoso compromesso o preliminare. Secondo, ritirare direttamente dall'acquirente una proposta irrevocabile d'acquisto, che se accettata sarà un vero e proprio compromesso,
perché al suo interno ci saranno tutte le componenti essenziali per addivenire ad una compravendita immobiliare. In entrambi i casi ti verrà rilasciata una caparra che a volte però sarà trattenuta dall'agenzia in attesa che venga approvato il mutuo eventualmente richiesto dall'acquirente. L'agenzia si impegna ancora alla registrazione obbligatoria del contratto presso l'Agenzia delle Entrate e porterà tutta la documentazione dal notaio, il quale, dopo le opportune verifiche, ci darà l'appuntamento. Ed eccoci arrivato al fatidico giorno in cui la tua casa sarà venduta attraverso l'atto notarile di compravendita. L'agenzia sarà al tuo fianco sino a quest'ultimo momento così importante, sollevandoti da tutte le incombenze. Ricordati però che devi consegnare tutte le chiavi e ritirare gli assegni. Se intendi quindi vendere un immobile, ricordati che noi di Comicasa sappiamo come affrontare e risolvere le varie problematiche che inevitabilmente si presentano in tutte le compravendite, liberandoti da tutti i grattacapi. Per qualsiasi informazione chiamami o passami a trovare. Sarà un piacere fare la tua conoscenza. Ciao! Comicasa Immobiliare, un altro pianeta!